Buongiorno a tutti e buona domenica a tutti dal vostro carissimo amico Gohan e dal vostro carissimo amico Giacomo che vi parla. Buongiorno a tutti, cari amici, come state? Oggi è domenica, io e Gohan stiamo scendendo giù a fare la passeggiata. Naturalmente siamo scesi stamattina alle 7:30 e Coa, di solito, ha fatto tante pipì e una pupù. Abbiamo incontrato qualche cane e ora stiamo facendo la seconda uscita. Sono le 10 meno 10 di mattina. Come voi vedete, Coa nel portone sente l'odore del cane del cane di uno dei nostri, anzi uno degli inquilini dello stabile. Lui ha un Labrador color cioccolato, sì, proprio col femmina. E poi ci sono altri due cani. Piccolini, taglia piccoli. Buongiorno a tutti, buona domenica. Finalmente, vieni, go, andiamo. Finalmente non piove. Sicuramente è stata la pioggia di ieri pomeriggio o ieri sera. La temperatura è diventata primaverile e primaverile non tira vento. Non tira vento e si sta benissimo. Ecco qua, la prima pipì. Non tira vento, comunque c'è un leggero sole, un leggero, ma è tutto nuvoloso. La cosa più importante è che non piove. Sapete, quando piove uscire con i nostri amici cani è sempre non rilassante, perché si bagnano, poi si possono far male, cioè. Guardate qua come sta tirando, pensate un po' dove potrà andare. Eccolo qua, questa è la casa della sua fidanzata, cancello chiuso, e ancora se ne è accorto. Se ne è accorto, se ne è accorto. Non la pipì, non la pipì qua. Bravo, non la pipì qua, qua. Non deve fare la pipì lì dentro. Comunque, poveri muri e povere ruote, quante pipì che fanno. Ma non solo qua, questa è una da pipì che sta facendo, ve la faccio pure vedere. All'inizio, quando era cucciolo, Gohan faceva la pipì, sai, con le zampe aperte come fanno le femminucce. E noi all'inizio dicevo mio figlio: papà, ma senti, ma perché Gon fa la pipì in quel modo? E lui disse: ma sicuramente quando farà più grande farà la pipì come li fanno i maschietti. E così è stato. Gon ora fa la pipì alzando la zampa, se non sbaglio, fai la zampa destra, se non ricordo male. Ora ci stiamo avvicinando al piazzale Redentore, a Piazza Redentore, dove noi siamo sempre i primi ad andare, con specialmente. Con decidere. Oh, ci ha ripensato. Ci ha ripensato. Ci ha ripensato. E stiamo andando al Parco Piccolo. Al parco piccolo, il nostro caro parco piccolo. Ora si è fermato, sta sentendo l'odore sicuramente di qualche altra pipì, sta facendo la pipì, ha fatto l'altra pipì. Finora, se non vado errato, ne ha fatte una, due, tre, quattro pipì, cioè quattro. Vediamo se fa un altro, vediamo un po', aspettiamo. Quattro. E sicuramente ne farà tanti altri. Loro marcano il territorio. E niente,
e gol, così stai sentendo l'odore, l'odore dei piatti pipì. Naturalmente, quando poi con arriva a casa lo puliamo bene bene, li puliamo le zampe, li puliamo il muso. Ok, ci ho ripensato. Ora stiamo andando su Piazza del Popolo. Sicuramente, eccolo per motivo, perché buongiorno signora, naturalmente. È per motivo perché ha sentito che c'è un altro cagnolino. No, non preoccupate. No, non Io mi preoccupo, preoccupate. A me che mi sta tranquillo, aspetta? a me sta tranquillo. Lo so, è lui No, che non sta fa tranquillo. niente, ma deve fare quello che deve fare. Sembra un cane piccolino, non è che lo gli può tirare un mozzico. No, Non vi preoccupate. Io ormai ci sono abituato con i cani piccolini. Lui quando diciamo si fa sentire che sta facendo l'indifferente. E che go, tranquillo. Poi ci sono dei cani piccolini che sono prepotenti e lui lo sente e li abbaia. Ma finisce là, eh. Non è che è giusto un modo per farsi conoscere. Per dire chi sei tu e chi sono io. Solo per quello. questa è la razza che vogliono Sì, ma comandare sono loro. belli, sono. Quelli una volta, prima li chiamavamo volpini, prima. Ora si chiama in un altro nome. Questo è un volpino È sasse. vero, prima, io quando lavoravo in gabbana, sai quanti volpini abbiamo cresciuto? Quelli a memoria li conosco, quelli, quei cani. Ma non uno, a decine. Questo è buono, quei cagnoli sono piccoli, ma Sono da guardia, sono. sono attenti, ecco, attenti. Sai, Attenti, distribuisce. loro abbaiano con un minimo movimento che vedono da lontano. Raccontavo la storia, una piccola storia di quando lavoravo in campagna, che quando lavoravo in campagna il mio titolare aveva dei volpini, una volpina femmina, che cui periodicamente faceva accoppiare e poi i cuccioli, come si chiama, i cuccioli quando facevano più grandi naturalmente li regalava ai suoi amici agricoltori, perché all'epoca, vi parlo di 35 anni fa, i cani si portavano insieme, i volpini si portavano benissimo dentro i motocarri, che prima la maggior parte dei contadini avevano il motocarro e li portavano con loro in campagna, a casa e roba varia. Come si chiama voi il pene? Strudi. Strudi. Fa così con Lui, tutti. buon, sta così. Io lo sento quando lui. Trudi? Beh, finito? Poi anche un amico mio che ha un cane come quello, come il vostro, dice, stiamo da bagnare, sta. Dice, io pensavo che erano più buoni. Invece dice, ma a te è buono, a me è buono. Lui è come che non esiste. A livello proprio di carattere, non sono cani fastidi, che come danno fastidio in casa. Lui solo quando vede A altri cani. baia, no, ma lui. Cioè quando a volte passa dritto, l'ignora. È vero, buono. Hai visto Trudy? Com'era? Come era. Guarda, sta baiando ancora, sta baiando. Oggi è domenica, le persone vanno a messa, vanno in chiesa. Se non sbaglio alle 10 inizia la Santa Messa. Questa è la chiesa del Redentore. Vedete le persone? Quante pipì? Quante pipì che fa gol? Un giorno li dobbiamo contare, va bene? Così faremo un video positivamente. Quante pipì fa Gon quando esce il pomeriggio o la mattina? Se non sbaglio, quella è la sesta pipì che ha fatto. O la sesta o la settima. Ecco qua, guardate quanto è bella la chiesa del Redentore. Guardate Gesù che sta benedicendo con la mano destra. E lui è Gon, il nostro caro amico Gon. Iscrivetevi al canale, Gon rintrona,
condividete il video se vi è piaciuto, se vi è piaciuto anche il commento, fate i commenti, ho il piacere di rispondere a tutti i commenti. Comunque mi è successo o mi è capitato di non leggerli, ma non perché non li ho letti, perché li ho trovati su un altro, su un'applicazione che noi abbiamo, dove si chiama comunque, dove si vedono le visualizzazioni, le ore di visualizzazione, e ho letto che erano deposito dei commenti che erano stati fatti un mese fa, e naturalmente io ho risposto anche con ritardo. Comunque io spero che, anzi, mi fa piacere quando fate un commento, specialmente quando mettete i cuoricini per Gohan. Veramente che Gohan se li merita tutti i cuoricini. Comunque sappiate che se voi mi chiedereste come Gohan, come carattere, come cane, io vi consiglio un Labrador. Non perché comunque almeno Gohan è molto pacato, non è un cane esigente, poi ti fa anche divertire per la faccia che ho. Mi ricordo sempre quando arrivo i primi giorni a casa, e non so se vi ricordate voi la pubblicità che facevano per la carta igienica Scottex, di quel cane, quel Labrador, uguale a lui era, mi faceva ridere, che le orecchie giù, si aprivano e si chiudevano, si aprivano e si chiudevano. Che bello, che bello. Ora siamo qua, sulla piazza Redentore, questa che vedete qua di fronte a me di Acquisanzio. Questo è il bar ristoro, dove qualche volta veniamo a prendere il caffè. E ora no, Gohan, non possiamo andare, dai. Vedi che sta il signore che sta caricando la macchinetta. Veniamo da questa parte. E come vi dicevo, là, il bar ristoro. E questa è la manifattura di tabacchi, vedete? E ora ho visto che stanno restaurando, questa è la gru, stanno restaurando, che sicuramente, la verità me l'hanno detto, che cosa, però mi devo verificare, quello che mi hanno detto è vero, poi vi farò sapere. Vediamo, aspetta che c'è un altro cane. Non c'è niente. Andiamo, Gohan, che devi fare la cocca, eh? E lui capisce queste volte, quando dico Gohan che devi fare la cocca, lui mi la fa veramente. Sto sentendo una giù, vediamo. Oh, l'ottava pipì che ha fatto Gohan, l'ottava pipì, evviva. Numero 8, o l'ottava e la nona. Guardate un poco, questa è via Stefano Speranza, è stata intitolata da poco questa via, e se non ricordo male doveva essere un ora non mi viene il nome, ecco, doveva essere un salesiano, ecco, un salesiano, appartenente alla famiglia dei salesiani, coauditore mi sembra, ma non mi ricordo bene. Comunque doveva far parte della famiglia salesiana, e gli hanno dedicato questa via. Di fronte c'è la pizzeria L'Appetitosa dello zio Pasquale, che sarebbe lo zio di Gohan. Accanto c'è la pasticceria Esmeralda, come vedete di fronte. Poi c'è l'officina, c'è la legatoria Redentore,
poi c'è H24, questa è la scuola intitolata e dedicata a San Giovanni Bosco, e questa è l'entrata principale, la scuola elementare. Io vi ringrazio di aver avuto la pazienza di seguirmi, di seguire il commento, vi ringrazio che seguite Gohan, vi ringrazio per tutto quello che ci, per tutto quello che fate nel seguirci, vi auguro una felice domenica e una buona giornata a tutti. Buongiorno, buongiorno. Giacomo e Gohan vi salutano, a presto, al prossimo video. Buona domenica.